Sono 2.079 nuovi casi di coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore con 205.335 tamponi processati, tasso di positività che rimane stabile all'1%, i decessi sono 88 da inizio pandemia, salgono a 126.855, i dimessi guariti sono 7.616, prosegue il calo degli ingressi in terapia intensiva, 626 nelle ultime 24 ore, meno 35, negli altri reparti Covid sono invece 4.153, meno 229. Nelle ultime 24 ore in Lombardia si sono registrati 352 casi di Covid, di cui 19 dolmente positivi e 6 morti. Il totale però è pesante 33.702 da inizio pandemia. I tamponi processati sono stati 35.696, c'è un indice di positività dello 0,9%. I guariti dimessi sono 467, i pazienti Covid in terapia intensiva calano a 130, meno 13, negli altri reparti calano a 721, meno 33. Anche questa settimana i dati in regione Lombardia sono da zona bianca, l'indice di incidenza di 23 su 100.000 è la terza settimana che vengono confermati buoni dati di questo tipo, quindi da lunedì saremo in zona bianca, lo ha detto il presidente della Lombardia, Attilio Fontana. È morta Camilla Canepa, la 18enne di Sestri Levante, ricoverata domenica all'ospedale San Martino di Genova dopo una trombosi. La giovane era stata vaccinata con AstraZeneca il 25 maggio nel corso dell'Open Day per gli over 18. La ragazza era stata operata per la rimozione del trombo e per ridurre la pressione intracranica, ma le cure non sono state sufficienti. Dopo la sua morte, la Procura di Genova ha cambiato il reato con cui era stato aperto il fascicolo sul suo caso, che è passato da atti relativi a omicidio colposo a carico di ignoti. E in attesa di un parere del CTS e poi di un pronunciamento definitivo, il titolare del Ministero della Salute, Roberto Speranza, durante l'audizione odierna in Senato è tornato sul tema rischi e benefici dell'uso del vaccino AstraZeneca per le fasce più giovani. Ha ricordato il 7 aprile il Ministero con circolare ha raccomandato l'uso preferenziale del vaccino AstraZeneca agli over 60 e AIFA ha ribadito che il profilo beneficio-rischio è più favorevole all'aumento dell'età. Queste valutazioni saranno sicuramente considerate nel prossimo parere del CTS. Dopo il caso di Camilla e di una seconda donna, una 34enne da Lazio, che dopo il vaccino aveva accusato un malore, l'Agenzia Ligure per la Sanità ha dato indicazione a tutte le sedi vaccinali di sospendere, fino a nuova decisione, la somministrazione del lotto ABX-1506 del vaccino AstraZeneca, qualora ci fossero fiale ancora disponibile, ed è in corso la ricognizione per verificare eventuali giacenze del lotto. Il tasso di segnalazione delle trombosi venose intracraniche in sede atipica in soggetti vaccinati con AstraZeneca è in linea con quanto osservato a livello europeo, cioè un caso ogni 100.000 prime dosi somministrate, nessun caso dopo la seconda dose. Prevalentemente questi casi ci sono in persone con meno di 60 anni, è quello che si legge nel quinto rapporto di farmacovigilanza sui vaccini Covid-19 dell'AIFA. In Canada, intanto, è stata messa a punto una cura vincente, un mix di anticoagulanti e anticorpi che sembra sciogliere i trombi rari. I casi di queste settimane hanno caratteristiche comuni: la diminuzione delle piastrine nei 5-15 giorni successivi all'inoculazione del vaccino, oppure quando gli anticorpi, probabilmente stimolati dal vaccino, attaccano una proteina del sangue, nello specifico la PF4. In entrambi i casi le piastrine si accumulano e creano dei grumi potenzialmente letali se non sciolti. Nel 2020 la mortalità in Italia è stata la più alta mai registrata dal dopoguerra ad oggi. A evidenziarlo il rapporto Istatis sull'impatto del Covid nel nostro paese, secondo il quale nell'anno della pandemia sono stati registrati complessivamente 746.146 decessi, ovvero 100.526 in più rispetto alla media dal 2015 al 2019. Il garante per la privacy ha dato parere favorevole sullo schema di decreto attuativo che attiva la piattaforma nazionale di CG per il rilascio del Green Pass, prevedendo adeguate garanzie per l'utilizzo delle certificazioni verdi. In merito alle app per recuperare il Green Pass, il garante ha autorizzato l'uso dell'app Immuni, ma ha rinviato l'impiego dell'app Io a causa delle criticità riscontrate. Giovani e famiglie tornano dalla metà del mese nei parchi divertimento, da quelli tematici a quelli avventura, passando per i faunistici o acquatici. Sono 230 le grandi strutture pronte a ripartire nel nostro paese. La data prevista nelle zone gialle è il 15 giugno,
e pur potendo già riaprire in zona bianca, quasi tutti i parchi hanno deciso di sbarrare i cancelli da martedì prossimo e rispetto al 2020, nel secondo anno segnato dal Covid, si registra un boom delle prenotazioni con picchi del più 20% e una media di 50.000 presenze ogni giorno in tutto il paese. Ha fatto ritorno nella sua casa a Pavia il piccolo Ethan, l'unico sopravvissuto alla strage del Mottarone, il bimbo di 5 anni dimesso dal reparto Isola di Margherita dell'ospedale Regina Margherita di Torino, dove si trovava ricoverato. È tornato in ambulanza a casa a Pavia, accompagnato dalla zia Aia, che si è presa cura di lui fin dal momento in cui è rimasto orfano. Ora proseguirà il percorso terapeutico dal punto di vista psicologico ed effettuerà future visite di controllo. Il sindaco di Pavia, Fabrizio Fracassi, chiede che sulla vicenda ora cali il silenzio e rilancia la sottoscrizione per aiutare il bimbo con il conto aperto dal comune. Pronto meteo per l'11 giugno, sino al fine settimana cielo sereno poco nuvoloso, le temperature saranno intorno ai 30-31 gradi con minime a 15. Previsioni del tempo a cura di Marcello Poggi e Gabriele Campagnoli, aggiornate su prontometeo.it. Queste le notizie principali che potrete trovare con approfondimenti sui nostri siti pavia1tv.it e itinerarinews.it, oltre alle nostre pagine social. Editore e agenzia Creativamente, informazione libera, verificata, gratuita, non allarmistica, da condividere senza restrizioni.